Si cominciano a delineare i primi scenari delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. La novità dell'ultimo minuto arriva dal Movimento 5 Stelle con la candidatura a Senato della sulmonese Gabriella Di Girolamo, che ha superato le parlamentarie del partito. Ieri sera l'annuncio ufficiale nel villaggio Rousseau, che si è svolto nel weekend nel capoluogo adriatico. Per la Di Girolamo, che già si era candidata alle regionali del 2014, il primo ostacolo è stato superato. Nella lista del Movimento 5 Stelle la sulmonese è candidata in seconda posizione per il Senato della Repubblica e per il proporzionale, dietro a Gianluca Castaldi e davanti a Stefano Murgo e Cinzia Deramo. Non escluso a questo punto che per Gabriella Di Girolamo possa scattare il seggio a Palazzo Madama. D'altronde, nei sondaggi delle ultime ore, il movimento di Beppe Grillo è dato al 34% e la posizione della sulmonese lascia pensare a un'elezione quasi automatica. Ma andiamo per gradi. A muoversi in queste ore anche Casa Pound, con il responsabile sulmonese Giovanni Bartolomucci, che sta raccogliendo le firme per la candidatura alla Camera dei Deputati. Il centrodestra si raccoglie intorno al deputato Fabrizio Di Stefano, che recentemente è intervenuto a Sulmona, prima sulla vicenda SNAM, poi con aperitivi e cene elettorali. Forza Italia sta quindi definendo la sua lista, c'è ancora qualche nodo da sciogliere. Potrebbe tornare il nome della senatrice Paola Pelino, mentre resta in stand-by la candidatura del sindaco di Prato Lapelini Antonella Di Nino, che in caso di elezione non dovrà dimettersi dal momento che guida un comune al di sotto dei 15.000 abitanti. Ma tutto è ancora da vedere. Su fronte del centro-sinistra, il componente della segreteria nazionale del Partito Socialista Massimo Carugno ha chiesto un tavolo urgente, mentre il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, sembra deciso a scendere in campo e con lui vorrebbe portarsi anche un assessore della sua giunta. Il PD intanto ha dato vita al coordinamento dei circoli Valle Pelini e Alto Sangro, un organo collegiale che raccoglie tutti i paesi del circondario. Ma se da un lato c'è un toto candidati, dall'altro c'è chi ha già dichiarato di non voler scendere in campo. È il caso del sindaco di Prezza, Marianna Scoccia, che era stata a cena con i vertici nazionali di Forza Italia, ed è coordinatore territoriale di Noi con Salvini, Fabio Federico, che ha costituito però tre coordinamenti sul territorio. La data del 29 gennaio, termine ultimo per depositare le liste, è sempre più vicina. Al via il conto alla rovescia.